Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi NZXT ci ha inviato l'RGB and Fan Controller, la loro centralina universale per ventole PWM a 4 pin che possiamo gestire tramite il loro software, l'NZXT Cam. La centralina si trova all'interno di una scatola piccolina di cartone in cui abbiamo il logo dell'azienda, il nome del prodotto e una semplice stilizzazione del prodotto stesso. Aprendolo subito notiamo la centralina, che non è effettivamente di enormi dimensioni, è di colorazione nera, è dotata di due connettori, uno di alimentazione che è il connettore SATA che andremo quindi a collegare al nostro PSU, l'altro invece è un connettore USB 2.0 che appunto prevede il collegamento diretto sulla scheda madre. Ovviamente ragazzi, inutile dirlo, tutte le connessioni vanno fatte sempre a PC spento. All'interno della confezione non troviamo soltanto il controller, ma troviamo anche tre cavetti di prolunga con altrettanti connettori per ventole PWM a 4 pin. Qualora non bastassero i tre connettori presenti appunto direttamente sulla centralina, ma avessimo appunto bisogno di installare fino a 9 ventole all'interno del nostro computer. Ma non finisce ovviamente qua, abbiamo anche due connettori per poter collegare due strisce LED, ovviamente anche queste RGB, e poterle sempre gestire dalla nostra centralina. Gli accessori in ogni caso non si limitano a questi tre cavetti, ma abbiamo anche un vasto comparto di adesivi sia magnetici che non, con cui possiamo attaccare letteralmente la nostra centralina, il nostro fan controller al telaio del nostro chassis. Al fine di testare l'efficienza del fan controller e soprattutto la sua universalità con le ventole PWM presenti in mercato, abbiamo scelto di adoperare le più comuni e ovviamente le meno dispendiose, anche appunto, ripeto, per avvalorare la tesi di NZXT. Una volta che abbiamo avviato l'NZXT Cam, andiamo sulla sintonizzazione. Qua possiamo scegliere fra dei profili preimpostati, abbiamo il profilo silenzioso, quello di prestazioni è fisso, ma possiamo in realtà anche modificarlo e crearne uno nostro. Già a monitor ci compaiono temperature rilevate come quelle della CPU, della GPU, il rumore del case e gli RPM delle ventole. Muoviamoci a questo punto per controllare la prima ventola, basterà semplicemente cliccare su di essa e modificare il profilo. Lo possiamo fare semplicemente trascinando i pallini, ma per nostra semplicità, anche perché vediamo se la centralina funziona bene solo se impostiamo tutto al minimo o al massimo. Quindi a questo punto portiamo tutto al massimo e noteremo una maggiore velocità nelle ventole, ma se ciò non vi convince faremo l'operazione contraria. Quindi impostiamo tutto al minimo fino a far spegnere letteralmente la ventola. A questo punto essa appunto dovrebbe fermarsi e non dovrebbe più emettere la cosiddetta illuminazione RGB. Stesso identico discorso lo possiamo fare per la seconda ventola, anche in questo caso impostiamo un profilo fisso, abbassiamo tutto quello che abbiamo da abbassare per far spegnere la ventola, se essa si spegnerà la gestione della centralina sarà ovviamente perfetta. Ovviamente per par condicio la reimpostiamo alle impostazioni che avevamo visto prima, quindi all'incirca quel 50% di utilità, e vedremo sempre che queste ventole torneranno a girare e a funzionare in maniera corretta. Ovviamente non ci siamo dimenticati che le ventole che possiamo connettere sono di più, lo stesso identico test lo abbiamo effettuato anche per quanto riguarda il terzo connettore per la ventola. Dimenticavo ovviamente che il nome connettore ventola 3 lo possiamo benissimo modificare, per esempio se stiamo gestendo le ventole frontali del case possiamo semplicemente scrivere ventole frontali, se invece stiamo gestendo, per esempio, essendo ventole PWM, quindi a 4 pin, potremmo anche gestire separatamente le ventole del nostro sistema a liquido, quindi chiamarle semplicemente ventole all-in-one o ventole a liquido, giusto per creare differenziazione fra i diversi profili e le diverse ventole che stiamo andando a utilizzare. Quindi, come possiamo vedere, il software NZXT Cam è veramente user friendly, easy to use, intuitivo, quindi comprensibilissimo per l'utente che può studiarlo e sbizzarrirsi. Abbiamo già notato che possiamo creare profili anche in base alla temperatura non soltanto della CPU ma anche della GPU. È arrivato il momento di trarre le nostre conclusioni. Dal punto di vista del form factor, la scocca è molto robusta, l'ho smontata per dare un'occhiata all'interno, il PCB praticamente è unico, la scocca, come dicevo, è abbastanza resistente.
ottimo anche per quanto riguarda la facilità delle connessioni, non richiede chissà quali grandissime competenze, basta semplicemente andare a collegare i connettori che appunto sono obbligati. Stesso discorso vale sì per le ventole, che ripeto devono essere 4 pin PVM, non vanno bene le altre tipologie di ventole, quindi state attente. È un prodotto in ogni caso che ha un prezzo di 24,99€, se non ricordo male, su Amazon. A proposito, ovviamente link sempre in descrizione. E che dirvi, software in abbinato veramente fantastico, potete se non lo sapete scaricarlo direttamente sul sito di NZXT. Quindi sì, è un prodotto che faccio promosso, sì, è un prodotto che vi consiglio, è un prodotto molto semplice da usare, ma questo sicuramente lo avete già intuito. Non mi resta a questo punto che concludere con il video di oggi, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Mi raccomando, un abbraccio dal vostro Rashid Oze. Ciao ciao!